Ma sospeso per 25 giorni per aver difeso la Costituzione e il regolamento della Camera. Noi abbiamo fatto questo gesto perché vediamo che in Parlamento ogni giorno la Costituzione viene calpestata dagli stessi che poi, dopo che regalano 7 miliardi e mezzo alle banche, cantano in aula bella ciao. Questo per noi è inaccettabile e noi continuiamo ogni giorno a combattere questa gente che prima o poi manderemo tutti a casa. Grazie. Almeno la metà del gruppo ha preso più di 15 giorni, io ne ho presi solo 10 nonostante due espulsioni. In un martedì qualunque, e questo è sintomo del fatto che ci vogliamo bene e che vogliamo portare avanti un progetto importante come questo e che ci stiamo riuscendo nonostante tutto, nonostante tutti. Quindi l'antisistema è più forte del sistema, direi. Io credo che mi avvicino al prossimo deputato che non trovo. Credo che niente, bisogna continuare così e ci seguiremo, perché adesso cominceremo la campagna elettorale delle europee, in alcune regioni sono le regionali, un sacco di comunali, siamo 400 liste che quest'anno in Italia vanno a elezioni con il simbolo del Movimento 5 Stelle. Io credo che questa è davvero la direzione. Ciao a tutti, grazie di essere qua, è bellissimo. Ieri eravamo a Verona. 25, sono delle donne. Ieri eravamo a Verona, anche lì era lunedì sera, ma c'erano più di 600 persone. Siete voi che ci date la forza per continuare ad andare avanti in questo tour. Mi raccomando anche per le europee. Grazie a tutti e buon pranzo. Grazie. L'importante oggi, anche attraverso la vostra partecipazione, è ricordare a tutti di non farci più prendere in giro da nessuno, da chi oggi va anche in televisione a dire che ha le soluzioni ai problemi nostri, che sa quali sono i nostri problemi. In realtà sono loro stessi che li hanno creati questi problemi, ed è per questo motivo che non possiamo credere a nessuno di loro. Quindi non facciamoci prendere in giro da loro, andiamo avanti dritto con la nostra strada, diciamo noi. Finito questo tour saremo molto più forti e loro saranno molto più deboli. Buona vita a tutti.